Hai mai provato a immaginare come sarà la tua giornata fra 10 anni? Prova a chiudere gli occhi e a vedere te stesso al mattino, mentre un piccolo sensore sulla tua pelle ti dà il buongiorno e controlla il tuo stato di salute. Prepara il caffè, o meglio, lascia che una macchina connessa a un sistema di intelligenza artificiale faccia tutto per te. Scegli i chicchi da un fornitore che utilizza agricoltura verticale, per risparmiare acqua e suolo, e ti serve una tazzina perfetta, dosata in base alle tue preferenze. Nel frattempo, hai già ricevuto sullo smartwatch una notifica dal tuo medico virtuale. Un rapido check, niente più sale del previsto, pressione a posto, puoi uscire di casa in tranquillità. Scendi in strada. Il traffico non è nemmeno più paragonabile a quello che conosciamo oggi. Le auto si guidano da sole, allineate in file ordinate, senza ingorghi, perché ogni veicolo comunica con gli altri. Qualcuno, per scherzo, manda un messaggio. Ti passo a prendere in drone, se vuoi risparmiarti il semaforo. Suona folle, vero? Ma in certe città del futuro, i taxi volanti inizieranno a sfrecciare nei cieli come un tempo facevano gli scooter nelle strade affollate. Arrivi al lavoro. Un ufficio virtuale condiviso. Non tutti i colleghi sono presenti fisicamente e a dire il vero qualcuno abita dall'altra parte del mondo. Eppure li vedi lì, attraverso un visore di realtà aumentata, come se stessero seduti accanto a te. Vola qualche battuta, si discute di progetti, si consulta un database aggiornato in tempo reale da un'intelligenza artificiale specializzata nel risolvere problemi di logistica. Ti guardi intorno e pensi, ma dove sono finite le pile di scartoffie? E i vecchi PC? Semplice, non servono più. I dati viaggiano nel cloud e la carta è diventata un bene di lusso o un ricordo di famiglia, come un vinile da collezione. A ora di pranzo ti sorprendi a ordinare cibo coltivato in laboratorio. Niente allevamenti intensivi, meno impatto ambientale, stesse proteine e sapore decisamente migliorato rispetto ai primi esperimenti di carne sintetica di cui avevi sentito parlare al telegiornale diversi anni fa. Magari non sarai ancora convintissimo, ma la curiosità è troppa. Provi, assaggi e ti rendi conto che è più buono di quanto ti aspettassi. Anzi, finisci per chiederti se un giorno rimpiangeremo il vecchio hamburger o se ci ricorderemo appena l'epoca in cui gli allevamenti consumavano enormi risorse. Nel pomeriggio hai una visita medica, ma il dottore si trova in un altro continente. Nessun problema. Ti colleghi a una piattaforma di telemedicina, indossi un paio di sensori che trasmettono i tuoi parametri in tempo reale e in pochi minuti ottieni diagnosi e consigli. Se ci fosse un problema più serio, verresti contattato da uno specialista in pochi minuti. E se, ipoteticamente, il tuo cuore avesse un battito irregolare, il tuo orologio intelligente farebbe scattare subito un allarme, inviando i dati all'ospedale più vicino. Quello che oggi chiameremmo miracolo sta per diventare una semplice abitudine quotidiana. A fine giornata, quando è il momento di staccare, potresti decidere di infilarti in un mondo virtuale, non solo per giocare, ma per incontrare amici che vivono dall'altra parte del pianeta. Un concerto, un evento sportivo o una mostra d'arte che esiste solo in digitale. Sembra assurdo, e forse è difficile da digerire per chi ama il contatto diretto, ma la voglia di scoperta e la comodità faranno sì che questo stile di vita parallela diventi sempre più popolare. L'importante sarà imparare a non farci risucchiare, mantenendo un equilibrio tra realtà e digitale. Eccoci, dunque, in un mondo dove il lavoro cambia forma, i trasporti volano, il cibo non è più solo coltivato nei campi, la medicina è un servizio immediato che ci accompagna 24 ore su 24 e la realtà è spesso aumentata o virtuale a seconda delle necessità. Spaventa? Sì, un po', ma è anche incredibilmente stimolante. Le prossime generazioni nasceranno con tutto questo a portata di mano e, per loro, sarà normale come per noi lo è oggi usare un cellulare. Sappi che molti di questi scenari sono già in fase di sperimentazione e in 10 anni potrebbero diventare parte integrante della nostra routine. La storia ci ha insegnato che le grandi trasformazioni all'inizio possono sembrare folli o irrealizzabili, ma poi finiscono per arrivare nelle nostre case prima ancora che ce ne rendiamo conto. Condividi qui sotto nei commenti che cosa ti affascina di più di questo futuro a portata di mano. Vorresti viaggiare in taxi volanti? Saresti disposto a mangiare carne coltivata in laboratorio? Oppure ti entusiasma di più l'idea di lavorare in un ufficio virtuale insieme a persone che vivono a migliaia di chilometri di distanza? In fondo, il domani non è così lontano. Sta già bussando alla porta, pronto a cambiare ogni nostro gesto quotidiano. Sta a noi accoglierlo con la mente aperta e la giusta dose di curiosità.